Bentrovate, bentrovati su CRT Radio, sono Maurizio Picariello. I modelli esibiti dalla società sono a danno dell'evoluzione spirituale dell'individuo. I canoni che ci inculcano hanno ormai soffocato il cuore di ognuno. I canoni prestabiliti che ci dicono che un corpo è alla moda, che un corpo è sano quando è tonico, quando è muscoloso, è senza rotolini sull'addome, è slanciato, cammina con le Hogan ai piedi, ha la Louis Vuitton sulla spalla, l'abbigliamento sempre ricco di un certo tipo, i capelli sempre tenuti in un certo ordine. Ma non vi pare tutto ridondante questo? Non vi pare, come direbbero i greci, il pleonasmos, tutto ciò? Allora, i social, i giornali, i telegiornali, internet, la TV. Il pensiero che ognuno di noi ha in realtà non è neanche un pensiero nostro, è un pensiero che deriva dal fatto che giornalmente ci viene propinato un modello, ci vengono propinati dei canoni, un'ordinarietà, e noi mandiamo giù qualunque cosa senza battere nemmeno ciglio. E i programmi scolastici in questo enfatizzano, per esempio, continuano a enfatizzare la problematica, enfatizzano per esempio l'italiano, la storia, la geografia, la matematica, l'inglese e le altre lingue. Tutto ciò a discapito del bisogno anche di divertirsi dei bambini, di oziare, della capacità di imparare dall'educazione civica che è completamente scomparsa dai libri scolastici. Nelle scuole occorrerebbe una nuova propedeutica, occorrerebbe portare l'empateia, come la chiamavano i greci. Empatia, cioè entrare nell'altro, ma non con i piedi, entrarci piano piano. I bambini delle scuole elementari, le bambine delle scuole elementari, molti di loro non conoscono neanche una mucca, non l'hanno mai vista da vicino, non sanno come è fatto un fiume, non hanno mai visto un albero che germoglia. Questa è una sovrapposizione dell'apparire. I modelli sono una specie di liberismo alla matriciana del pensiero unico. Proprio perché i modelli sono questi, nasce il body shaming, cioè l'atto di deridere, di schernire il corpo dell'altra persona. Per l'aspetto fisico, lo si prende di mira perché c'ha i capelli rossi, perché magari c'è un certo tipo di peluria, perché c'è l'acne, perché c'è la psoriasi o dermatite, perché c'è una adiposità o magari c'è una estrema magrezza, oppure perché sei estremamente alto o estremamente basso. Body shaming. Ancora una volta gli inglesi la fanno franca rispetto agli italiani. È un neologismo inglese, body shaming. C'è un sostantivo, body, che significa corpo, e to shame, gerundio, il verbo to shame. Significa vergognare, far vergognare. Il body shaming è far vergognare qualcuno per il proprio corpo, per le particolarità del proprio corpo. Allora, cari amiche, cari amici, bisognerebbe accettare la natura contraddittoria, la natura paradossale oggi dell'essere umano. Mille moscerini sul parabrezza, ve lo rovineranno sempre il parabrezza della vostra auto nuova, della vostra auto pulita, ma voi dovete godere il viaggio nella vita, dovete andarci con la vostra macchina a fare quel viaggio che vorreste fare. Accettate la mia metafora. Andarci senza preoccuparvi dei moscerini. Andare. Non esiste un centro di gravità permanente, come cantava Franco Battiato nel disco del 1981, La voce del padrone. Vi voglio raccontare una leggenda tibetana, che diceva che il cuore dell'essere umano nasceva non da un lato, ma è perfettamente al centro, nello sterno, qua. Ma il cuore non veniva ascoltato perché l'essere umano già era mistificatore. Allora il cuore, per essere ascoltato dall'orecchio sinistro, si spostò sul lato sinistro affinché l'essere umano si chinasse, dando fiducia al brocardo di Benedetto da Norcia, che diceva: "Inclina aurem cordis tui", inclina l'orecchio sul cuore e ascoltalo. Ma il cuore inascoltato si spostò sul lato sinistro fino a richiudersi, ecco come il cuore di ognuno di noi oggi. La società è un cicaleccio continuo, il cuore si è spostato e si è definitivamente chiuso. Il punto è che la vita reale non sono i giornali e i telegiornali, la vita reale non è la TV, non sono i social, non è internet, la vita reale non possono essere i social. I social non sono forse quel luogo dove tu ti puoi creare un'identità fittizia, dove miliardi di persone si sono create un'identità fittizia, con una faccia che non è la loro, con un modo di portare i capelli che non è loro. I social non sono forse quel luogo dove l'irreale viene fatto passare per irreale. I social non sono forse quel luogo dove ci sono tantissime leonesse da tastiera, ci sono tantissimi leoni da tastiera. Allora in questo mondo siffatto poteva mai non nascere il body shaming, cioè far vergognare l'altro per una caratteristica del proprio corpo? Hai qualche taglia in più, ho sentito una pubblicità. Allora, se hai qualche taglia in più, non sei sexy. Ma sexy è uno status, non è una taglia. Il 70% delle persone che vengono derise, body shaming,
Vengono derise, 70-75% leggevo sul Sole 24 Ore, vengono derise perché, diciamo, sono un poco più rotonde, hanno più delle adiposità. Invece di essere vittime, autoesaltatevi per questa cosa. Questa è la forza. Addirittura c'è qualcuno che nel campo della moda ci ha creato una nuova moda, quella delle curvy women, cioè delle donne in carne, che sfilano. Non solo le modelle con taglia 42 e non di più, ma anche le curvy model. Lei è largo e grasso, lei è... non farà mai strada nel giornalismo, disse quel famoso vice direttore al giornalista oggi famoso 145 kg. Lei è grande e grosso, lei è grasso, non farà mai strada nel giornalismo. L'ho sentito ripetere una frase che disse 40 anni fa. Nella vita bisogna avere un certo peso, io questa massima, di questa massima l'ho presa alla lettera, ha detto il famoso giornalista. Allora, il peso, l'essere così grosso, disse quel vice direttore del Washington Post, al famoso stilista italiano che disegna per la casa di moda francese, questo essere così grosso, questo grosso peso che lei ha, non le ha dato problemi nella sua carriera. E il suo stilista ha risposto: ma quando mai? Ma quale? Quando ero piccolo ero già grasso così. Ero talmente grasso che dicevo ai miei amichetti, alle mie amichette, non c'erano tante possibilità economiche di quel periodo, dicevo che ero così grasso perché ero nato tra il 3 e il 4 marzo. Ed era una fortuna per me, perché essendo nato tra il 3 e il 4 marzo, potevo festeggiare il mio compleanno 2 giorni all'anno. E tutti mi guardavano maravigliati, sbalorditi, con la bocca aperta. Non cadete nel vittimismo, esaltatevi. Questa di questo stilista è una vera e propria gagliardia. Del resto, la perfezione non esiste. A un certo punto Gesù fa dire a Matteo 5,48: siate perfettibili come il Padre vostro che è nei cieli. La perfettibilità, siamo già Dio in terra. Però solo che noi non ci ascoltiamo, non mettiamo in atto quel principio di benedetto che vi ho detto prima, inclina aurem cordis tui, non ci ascoltiamo, non ci vogliamo bene, non ci stimiamo. La vera bellezza sta nell'accettarsi. La vera bellezza sta nell'accettarsi, come dice quel brocardo in Siracide, che è un libro dell'Antico Testamento. Siamo passati dal Nuovo Matteo all'Antico Testamento, parte centrale, Siracide, capitolo 11, versetti 2 e 3. Non lodare un uomo, una donna per la sua bellezza, non detestarli per il loro aspetto. L'ape è il più piccolo degli esseri alati, eppure il suo prodotto ha il primato fra i dolci sapori. Parlava dell'ape, che è un insetto magari che fa paura, magari è brutto anche da vedere, poi però produce il miele. Come disse quel famoso maestro indiano, 135 kg, spero di reincarnarmi nella prossima vita, di reincarnarmi, ma di meno. Ecco, evviva la goliardia, evviva anche questo modo di fare, di autoesaltarsi, evviva l'autocompiacersi e non il brontolio. Come affermò quella famosa cantante italiana, anche lei in grosso peso, disse: se la terra non è piatta, non vedo perché debbo esserlo io. Body shaming, questa capacità di far vergognare l'altro per delle caratteristiche per il proprio corpo. Nel body shaming c'è il discriminato e il discriminante, c'è la persona che è schernita e colui che schernisce. Il discriminato, secondo me, anche lui ha un problema, anche lei ha un problema, la persona discriminata, perché se la persona discriminata si volesse veramente bene, se si stimasse a un tal punto, se non si sottosvalutasse, se per questa persona, se per lei o per lui l'autostima fosse importante, se si volesse veramente bene, allora anche il modo di avere i capelli rossi o le lentiggini sul naso non sarebbe una cosa importante. Quella persona, cascasse il mondo, farebbe così con la mano e tirerebbe per la propria strada, parafrasando il film Totò, terzo uomo del 1951, come disse il grande Totò. Se quella persona si stimasse veramente, se si volesse veramente bene, allora per lui o per lei non sarebbe un problema essere bassi. Magari farebbe di quel brocardo un precetto della propria vita, quel brocardo che dice: il vino buono sta nelle botti piccole, cioè homo lungus raro sapiens, cioè la persona grande, la persona alta, la persona formosa, la persona grande, la persona maestosa e massiccia difficilmente ha sapienza. Se una persona si volesse bene veramente della sua acne, non sarebbe un problema. La sua acne la curerebbe come una malattia del derma, dell'epidermide, con perossido di benzoile, ma non si porrebbe il problema di provare vergogna di fronte agli altri. Il discriminato dovrebbe fare un lavoro su se stesso e non offendersi, ma anche la persona
che discrimina, che schernisce, il discriminante è un grosso problema. Ma che ci volete fare? Il discriminante è cresciuto con quel canone, è cresciuto con quei modelli che ci ha dato la società, non è potuto evolvere spiritualmente, non è neanche colpa sua. Allora anche quando grido a ciccione, cicciona, a quella persona che magari ha un po' di adipe, il problema non sta in quello che vede la persona che discrimina, ma nell'occhio che guarda. Anche il discriminante ha un problema molto molto grosso. Allora, invece di sentirvi inadatti, invece di sentirvi inadatte quando siete in un contesto e le persone vi scherniscono, le persone usano il cosiddetto body shaming, utilizzando questo neologismo inglese, quando vi sentite inadatte, inadatte, provate a cominciare a sentirvi sprecate, sprecate in quel contesto. Guardate che questo atteggiamento, questo cambio di prospettiva fa miracoli. E a quello che vi ha gridato ciccione, cicciona, ricordatevi sempre che di fronte alla vostra adiposità, di fronte alla vostra, a questi rotolini che avete sull'addome, voi potete sempre fare qualcosa. Magari potete fare una dieta, magari potete andare da un medico se è diventato un problema psicologico, mangiare molto, magari potete fare allenamento. E se pure non ci riuscite, ricordatevi che c'è stata la famosa cantante che vi ho detto prima. Ricordatevi che c'è stato il famoso maestro di yoga che vi ho detto prima. Ricordatevi che c'è stato il famoso giornalista che vi ho detto prima e il famoso stilista che vi ho detto prima, che hanno fatto comunque la loro strada autocompiacendosi, non brontolando, non essendo vittime, si sono autoesaltate. Potete comunque andare avanti. E alla persona che vi ha preso in giro perché vi ha chiamato ciccione, ciccione, ricordate che lui invece è appesantito, mentre voi avete qualche chilo in più, lui è appesantito da questa montagna di pregiudizi. E mentre voi potete almeno fare una dieta, lui contro questa pesantezza può fare veramente poco. E poi che fa se siete in sovrappeso? Anche Adele, come la chiamiamo noi, la famosa cantante inglese, è in sovrappeso. Eppure ho sentito dire ad Adele, se Eva ha combinato tutto questo casino per una mela, figuratevi se avesse avuto in mano un barattolo di Nutella. Ci vediamo domenica prossima, 27 marzo.